Ciao a tutti e benvenuti a Cucinare con Francesca. La video ricetta di oggi saranno i corogli ignoranti. Per preparare i corogli ignoranti occorrono 30 ml di anice, che poi andrà cotto in 200 ml di acqua, un cucchiaio di burro e un cucchiaio di srutto, cucchiaio da minestra, 40 ml di liquore all'anice, 20 ml di olio di oliva, 30 ml di latte, 150 ml di acqua tiepida, 25 g di lievito di birra, 200 g di zucchero e farina 600 g circa, dipende da quanto la quantità all'impasto, comunque più o meno 600 g. Per prima cosa dobbiamo mettere il nostro anice con 200 ml di acqua a bollire finché l'acqua non si sarà ristretta. Io l'avevo già fatto, mi portavo avanti col lavoro, vedete, ne rimane giusto pochino di acqua, pochissima. Adesso iniziamo a lavorare i nostri corogli. Mettiamo il nostro anice con quella poca di acqua, sarà 50 ml di acqua che è rimasta su 200 ml che abbiamo messo. Aggiungiamo l'acqua, tutte le parti liquide, il latte, l'anice e l'olio. Anche un uovo, che mi ero dimenticata di dirvelo, e mescoliamo. Aggiungiamo lo zucchero. Adesso a questo punto mettiamo il lievito. Stringiamo un pochino. E cerchiamo di scioglierlo. Adesso mettiamo la farina pronta. Aggiungiamo anche il burro con lo strutto. E incorporare tutta la farina. Ed ecco qua, che dopo 5 minuti il nostro impasto è pronto. Io mi ero sbagliata prima, avevo detto 600 g di farina, ma avevo letto male il foglietto, sono 900 g di farina, ho letto al contrario. Ed ecco qua, dunque sono 900 g di farina, non 600. Adesso è come una pizza questo, dobbiamo dargli le pieghe per dargli un po' di forza. Iniziamo, lo troviamo su se stesso, poi dalla parte del rigo, si rivolta e si fa una pallettina. Adesso si rimette in una zuppiera, si copre e si lascia lievitare per circa un'oretta fino al raddoppio del volume, dopodiché andremo a fare i nostri corogli e ci sarà una seconda lievitazione. Ma dopo, sono trascorse 2 ore e mezzo, come vedete i nostri corogli sono ben lievitati, sono quasi raddoppiati. Adesso andremo a fare la forma dei corogli.
e questo dovrà ancora lievitare. Intanto stacchiamo la teglia. Per poterlo maneggiare e cerchiamo di non sgonfiarlo troppo. Adesso facciamo delle semplici striscioline. Per una striscia lunga 20 cm. Lasciate il buchino bello largo, dopodiché mettete su una teglia con carta forno che può lievitare ancora perché diventa dalle gonfie e il buco sia ristretto. Fate così finché avete finito il vostro impasto. Che i nostri coroni sono tutti quanti bene pronti. Con questo impasto ne vengono 12. Adesso devono ancora lievitare. Li copriremo con un panno pulito e lasciamo lievitare per circa un'oretta. Lo vedete che diventano bellini gonfi e il buco interno si ristringe parecchio, quasi chiuso diventa. Non devono prendere aria. Non serve niente. È trascorsa un'ora e come vedete i nostri coroni sono belli gonfiati, belli lievitati. Adesso, prima di infornarli, li andremo a spennellare con un tollo d'uovo con due cucchiai di latte. Delicatamente. Queste andranno messe adesso in forno da caldo a 200 gradi per circa 20-25 minuti. Ed ecco qua che dopo 20 minuti i nostri corolli ignoranti sono pronti. Adesso li lasceremo un pochino raffreddare. Ed ecco qua che i nostri corolli sono pronte, sono leggermente stiepiditi. Ora proviamo, vedete? È morbidissimo, molto soffice e leggero. Queste sono adatti per inzupparli nelle cioccolate, nel tè, nel latte. Sono buone anche a mangiare così. I colori ignoranti sono molto semplici da preparare e sono molto gustosi, molto buoni. Se vi è piaciuta questa ricetta, lasciate un like ed iscrivetevi al mio canale. A presto!